in un nuovo video di questa Christmas Challenge, scusate l'inquadratura. Vedete che ci sono molte cose natalizie, porto la conchiglia dietro, infatti i miei capelli sparati. Adesso ho anche questa bellissima cravatta, guardate quanto è bella quella renna. È molto carina, non la trovate, è molto carina, sì. Elastica, non mi sto strozzando. Il calendario adesso è su dicembre, quindi saprete esattamente che sto facendo il video dicembre adesso. Si sono messa male perché questa Christmas Challenge c'è scritto sotto in descrizione fare un video al giorno per 25 giorni. In teoria avrò 24, che il 25esimo giorno comunque avrei fatto un video per Natale, però 25 video sono tanti, ragazzi. Però ce la faremo. Perché lo faccio insieme a mia ragazza. Scusate che c'è anche un'altra ragazza che sta facendo la stessa cosa che facciamo noi. Penso che ci saranno tante altre persone che lo faranno. Vabbè, vogliamo tenervi compagnia, insomma. Quindi c'è anche adesso il calendario che è puntato su dicembre. Ovviamente non so se vedrete che giorno è oggi perché si capisce bene. Comunque, allora, questo video parla degli acquisti che ho fatto oggi. Adesso sono andata un po' in giro degli acquistini. Ho iniziato a fare i primi regali di Natale, quindi come potete intuire i video sono tutti preregistrati, perché ovviamente non posso fare 25 video al giorno, se no mi ammazzo. Scusatemi la mia tenuta, ma fa freddo. Sì, vedete dei video dove sono praticamente svestita, dei video in cui sto morendo congelata. Perché adesso a Torino da previsioni nevose e ghiacciate, infatti c'ho più di vetri appannati. Bene. Comunque, a parte ciò, se sentite il rumore del ventilatore vi chiedete ma come, perché la stavo ora pazza, c'è cioè il ventilatore acceso, perché il mio termosifone è bollente, così manda l'aria calda nella stanza. Praticamente il mio ventilatore fa da stufa. Sì, è una buona idea, insomma, no? Sì. Allora, andiamo avanti. Primo acquisto che ovviamente vi farò vedere è questa bellissima cravattina. L'ho presa al mercato, sì, molte cose le ho prese al mercato, perché finalmente il mio mercato, visto che siamo zona arancione, io spero che rientriamo anche gialli, come risico tipo, o come semafori. Praticamente questa cravattina elastica, c'ha una bellissima renna sopra ed è così. Mi sono fatta anche le unghie, perché devo fare un ASMR, ma poi l'ho fatta perché siamo in tema natalizio, ragazzi, guarda che belle. Diciamo che anche questo più o meno, cioè è uno dei primi regali di Natale, mettiamolo così. Oh, me le sono fatte fare rosse e dorate. Potete vedere le foto fatte recentemente, più o meno, nel mio account Instagram. E poi mi sono comprata questa bellissima cravattina che poi non la metterò ovviamente con questa felpa di merda. Ma perché sono super casa, tanto c'è pure i peli di cane. Ma la metterò, penso, il giorno di Natale, la vigilia, con una camicetta che uso solitamente per Natale. Perché solitamente metto la maglia di Snoopy. Però visto che non so se quest'anno lo festeggerò da mia zia, penso che metterò una camicetta magari nera, semplice, e poi mi adornerò con altre cose. Non lo so, adesso vedrò un po'. Potrei mettermi anche il vestito nero con le mie cravattine. Allora, la cravattina l'ho presa al mercato 1 euro, elastica. Ma poi mi piace perché la voglio usare anche come addobbo volendo, quindi non c'è per forza bisogno che ve la mettete al collo. Quindi se non la porto nel collo la metterò poi come addobbo natalizio. Anche perché mentre mangio non so se la tengo, perché sennò ce la puccio dentro la roba. Quindi, anche se non è troppo lunga. Quindi. E poi ovviamente questo qua ce l'ho sempre avute. Ho preso l'ultimo dell'anno, tra l'altro, queste orecchie. Però mi sono piaciute perché mi danno l'aria di festa. Andiamo avanti. Allora, una cosa non ve la posso mostrare perché sarà il regalo di Natale di una mia amica, quindi non la posso far vedere. Però vi farò intravedere che cos'è. Voilà, avete visto, molto perfetto. Ora, ho comprato questi qua, che ovviamente qualcuno di voi se li beccherà sicuramente. Sono 10 bigliettini con le bustine per Natale, che sono qua dentro. Li spacchettiamo insieme, così vediamo anche come sono fatte, che non l'ho ancora visto io. E poi sceglierò, perché ovviamente i regali sono tutti pensierini quest'anno che faccio, tranne vabbè, persone più importanti, che sono i miei, i genitori, che mi mantengono, tanto io ho 27 anni, sono una cosa sia molto triste. Allora, sono bellissimi, devo dire, tra l'altro. Sono contenta, ho fatto una buona scelta. Allora, abbiamo questo qua con le calzine. Questo con le palline. Sono molto belle anche per essere piccoli, palline. Poi, questo qua con la slitta. Questo con la stellina e due cervi. Molto carino. Questo con Babbo Natale. Insomma, tipo ho fatto a cartone animato. Mi piace un casino questo qua. Vedete, ci sono le renne di lato. Questo qua con le tre renne.
Molto carino anche questo. Questo qua col pupazzetto di neve. Questo con un orsacchiotto molto felice che scatta il regalo. Questo io molto probabilmente io lo darò al mio ragazzo. No, scherzo. Adesso poi vedo. Ah, ce ne sono altri. Aspettate. Questo qua con Babbo Natale che balla. Ce ne sono tanti. Questo qua con le campanelle. Questo è molto semplice, carino. E poi ci sono tutte le bustine che purtroppo quest'anno sono bianche. L'anno scorso le ho beccate rosse. Le preferivo, però. Cioè, tanto va bene lo stesso. Io ci tengo tanto i bigliettini, sono onesta. Poi, vabbè, se per qualche motivo non me li fate, non è che vi picchio a morte, però. Va bene lo stesso. Quest'anno è Natale. Diciamo che io comunque sono sempre nello spirito natalizio, anche se con quello festeggeremo magari non come vorremmo, però. Cerchiamo di prendere il buono delle cose, ecco. Diciamo così. Comunque, questo qua, questo l'ho pagato anche questo 1 euro. Alla fine ci sta. Perché c'erano anche bigliettini grandi, ma costavano 1 euro l'uno. E diciamo che, non so, non mi piacevano nemmeno tanto. Erano quelli che cantano con le luci, ma sinceramente mi danno più fastidio che altro. Altro acquisto che se mi andrà, vorrei farlo. Ai miei nonni l'ho preso per me perché ho il tavolino là, dove a volte ci mangio, ci faccio i video, ci faccio di tutto, insomma. Questo qua è una tovaglietta. È una cosa casalinga, così vedete anche che l'ho presa. Non l'ho presa, non l'ho rubata. E c'è scritto idee casa, vabbè, decorazioni natalizie, non l'avrei mai detto. Comunque questo qua sarebbe l'altro, perché è una tovaglietta carina. Magari la userò anche per fare video ASMR, perché se metterò il ring sopra là, ho pensato di farci qualche video sopra, visto che è rossa, è molto carina. È molto grande, dovrebbe starci perfettamente, che voglio togliere la tovaglietta di merda che ho lì, perché ormai penso che sia sporca, fa schifo ed è verde. Ma mi piace il verde. E questa invece è molto natalizia. E poi mi hanno detto che è facile da lavare, quindi. Cioè, basta passarci un panno, queste cose qua. Non va in lavatrice, che sennò viene tutta automaticamente distrutta, che si scuce. Però l'ho presa. Questa è poca da 1,50 invece. Ovviamente ce n'è anche di altri tipi, infatti ho pensato che. Potevo fare un pensierino ai miei nonni e fargliela simile, però mi piace più rotonda, perché la rotonda mi ricorda molto i centrini e a diverse fantasie sopra. Adesso vedo se magari gli serve per fare colazione. Altra cosa che ho comprato, le caramelle. Sì, ho fatto dei sanguisti molto molto belli. Le caramelle, perché sarebbe mal di gola, ma queste caramelle sono fantastiche, ragazzi, perché sono enormi, guardate qua. Le fanno anche vedere, guarda come sono grosse. Sono proprio grosse e ciccione, perché solitamente insomma, non ce le ho, l'altro sono magnate. Sono piccole così solitamente. Questo è proprio quelle ciccione. Io lo chiamo. Io ho scoperto che è un monaco, ma io lo chiamo pensavo fosse un indiano all'inizio. Cioè, è un monaco. Vabbè. Questo l'ho preso invece al Mercatorio, pagate 1,90 euro qualcosa, non mi ricordo. E poi invece a tutti questi acquisti li ho fatti da Lilla Poste, Tigotà, Mercato, un po' da tutte le parti. Infatti metterò shopping vario. Le salviette, non devono mai mancare, ragazzi. Le salviette bisogna sempre usarle. Quindi ho preso. Solitamente queste qua le vendono anche lì, perché le ho prese da Lilla Poste, perché erano scontate e costavano 99 centesimi. E quindi le ho prese lì. Perché di solito, beh, non perché 40 centesimi fanno la differenza, però ero in zona e erano scontate. Di solito a Liverpool te le rifilano a 1,30 euro, quindi tanto meglio, no? Quindi ho fatto anche un altro acquisto, però non ve lo mostro per il semplice fatto che è una tinta. Quindi non la metto nelle cose, perché non voglio farvelo vedere, perché non è la solita tinta che uso io, perché non trovo il colore. E quindi non ho voglia di ordinarlo online perché lo sconto non me lo fanno. Non ho voglia di girare tutti i negozi che vendono questo tipo di tinta. Allora ho fatto che prendermene un'altra che in zona sapevo che c'era. Però la tonalità è diversa. Quindi, visto che devo fare un esperimento, non vi faccio vedere la tinta. Ma vi farò vedere direttamente poi il risultato dei miei capelli. Se sarà uno schifo, pazienza. Se, io spero che venga bene, però. Magari non sarò figa quanto la tipa che c'è sulla scatola, però. Ci proviamo, dai. Se verrà solo lontanamente vicina alla graduazione che c'è nella scatola, sono già contenta. E niente, questi sono tutti gli acquisti che ho fatto. Non ho speso tantissimo. Vabbè, le altre cose che ho preso, ho comprato i cracker. Però non volevo mostrare. Tanto era per mia mamma i cracker. E boh,
sono tutte le cose che ho comprato. Beh, mio Natale volevo prendere qualcos'altro, però poi ci ho ripensato perché ho detto con calma, perché sennò mi partono poi in una marea di soldi. Io comprerò tutte cose natalizie, sì. Però voglio aspettare che magari vado in centro quando non c'è l'orda assassina di torinesi, perché devo andare da Tiger purtroppo c'è solo in centro. E devo vedere qualche cosina carina. Volevo prendermi un pupazzetto, era un pupazzetto di neve col campanello, però poi ho detto non ero sicuro di quello comprare, quindi quando non sono sicuro non compro le cose. E tanto comunque con la bancarella c'è sempre, quelle bancarelle ci sono sempre, quindi. Niente, questi qua sono stati i miei acquisti natalizi e non, quindi metterò acquisti vari. Natalizi e non, lo chiamerò così. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. E niente. Raccomandate hashtag Christmas Challenge, supportateci condividendo i video che facciamo, anche se non li guardate tutti, cercate comunque di aiutarci in questa impresa mondiale. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video.